Allora mister, se ti mando a portare giù i Trapani, cosa ti rimane di questa partita? Mi rimane un po' di amaro in bocca perché la prima parte di partita si poteva assolutamente indirizzare in modo diverso, però non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Poi vabbè, abbiamo subito il gol e c'è stato un secondo tempo direi molto buono e quindi mi rimane comunque una prestazione importante su un campo molto ma molto difficile, con una squadra in salute al di là dei risultati che stava ottenendo. E l'abbiamo limitata e oltremodo l'abbiamo colpita non in maniera pratica, ma abbiamo dato dei segnali importanti, siamo arrivati davanti alla porta 3 volte, quindi sicuramente un messaggio positivo. Possiamo dire che soffriamo un po' queste squadre che fanno questo lancio lungo alla punta rapida, che provavamo a sofferto un po' anche a Terni con Antenucci. Credo che sia episodico, non abbiamo mai sofferto con la linea difensiva, c'è stato un errore di valutazione e quindi come tale si lavora per migliorare, per sistemare quelle che sono le situazioni della domenica, del sabato. Ma c'è stata, come ho detto in conferenza dopo la partita, c'è stata una concomitanza di errori e quindi abbiamo lavorato e abbiamo fatto vedere come si poteva come ci si poteva disporre su quella giocata lì. La conoscevamo e peccato che non siamo stati bravi a pensare prima. Invece questa settimana di lavoro sempre i soliti acciacchi. Sì, ci portiamo avanti, comunque il lavoro è eccellente, sempre, ritmi, intensità, perlomeno per quelli che ci sono, stiamo recuperando anche la condizione di quelli che fino adesso non ci sono stati e mi auguro che al più presto possa poter decidere su tutta la rosa a disposizione. Mister, quali sono, come per dire, uno per uno quelli che non stanno bene? Ah, caspita, cioè, chiedetelo al dottore, è una lista talmente lunga. Però al di là, se mi consentite, al di là di chi manca, fino adesso non abbiamo mai puntato il dito o ci siamo mai fasciati la testa su chi magari non c'è. E quindi, come abbiamo fatto in queste partite precedenti, non lo facciamo domani, non lo facciamo oggi. Andiamo ad affrontare questa partita, che è una partita importante, cercando di portare a casa un risultato pieno e quindi cercheremo la vittoria come abbiamo sempre fatto. Mister Catellani, ho notato che era uscito durante la partita a Raghi. Sì, Catellani ha un problema regresso, che vabbè, lui ha sofferto di pubalgia e giocando domenica scorsa sul campo pesante ha sofferto un po' agli adduttori, si è trascinato un po' negli allenamenti questo fastidio e abbiamo cercato di gestirlo, però domani è a disposizione. Gli altri davanti invece? Abbiamo recuperato Sansovini, ha fastidio perché questa botta che ha preso lo ha fermato per qualche allenamento. Una botta? Sì, una botta, una botta su un tendine, che perché lui l'ha presa 10 giorni fa, prima della partita col Brescia, quindi l'ha presa il venerdì e ci ha giocato tranquillamente la partita col Brescia e poi probabilmente, adesso io sinceramente non sono un medico, però l'ematoma, il versamento si è fermato sul tendine e gli ha pregiudicato i movimenti, quindi non abbiamo rischiato in questi giorni. Nella partita di Trapani soprattutto. Rivas ha un problema al polpaccio e non si è mai allenato, quindi non è a disposizione. Lui invece ha un problema muscolare. Com'è? Un problema muscolare. Sì, che tra l'altro non si è neanche fatto in campo, quindi. Ah, sì. Fuori, sì. Scendendo le scale, magari. Magari. Scendendo le scale. Visto questo
Modena stenta un po' in trasferta, però fa paura. È un Modena che è molto pratico, quindi l'allenatore sicuramente la sua storia parla per lui, no? Quindi i risultati che ha conseguito nella costruzione delle squadre molto pratiche, molto arcigne, difficili da superare. Chiaramente davanti hanno dei giocatori importanti, gli mancherà qualcuno, però secondo me faremo una grandissima partita domani. Sono passate 10 giornate, cosa pensi di queste prime 10 giornate della fine del campionato? Che abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Parlo di lavoro a 360 gradi, no? Quindi sia sotto l'aspetto del campo che fuori. È una sensazione che ho di costruzione e che tutti si stia andando nella stessa parte, che è fondamentale in una società come la nostra, che si è rifondata da zero, dagli uffici al campo, agli staff, tutti gli staff, quindi dai dirigenti ai medici al mio staff chiaramente tecnico. Sotto l'aspetto del gioco è vero che non mi fascio la testa, che non ce la siamo mai fasciata, però mi sarebbe piaciuto avere a disposizione tutti e quindi da subito poter essere messo nelle condizioni di avere la difficoltà di mettere in campo la formazione migliore su quelle che erano le caratteristiche degli attaccanti, perché poi fin qui sono sempre mancati gli attaccanti e quindi ci siamo un po' inventati nei ruoli giocatori magari non specifici in quei ruoli, perché all'inizio è vero sì che abbiamo giocato con attaccanti di ruolo, ma arrivavano senza preparazione e fuori condizione, quindi mi auguro di riprendere tutti al più presto e fare un passo avanti su quello che di buono è stato fatto finora. Ecco, mister, come modulo ultimamente hai utilizzato più 4-3-3 che non 4-2-3-1. 4-2-3-1, sì. Anche domenica, anche sabato. Beh, anche San Marco sembrava più. Vabbè, comunque, al di là, sicuramente hai ragione tu, perché il modulo di... No, l'interpretazione... Sì. No, anche perché non... Fuori. A volte ci lo sapete che non è che mi piace molto parlare dei numeri, anche se comunque l'interpretazione dei ragazzi è fondamentale. Chiaro che per caratteristiche non potevo avere alternative in quei ruoli. Cioè, collocare e quindi, San Marco ad esempio nel primo tempo di Trapani non era così facile, anche perché si muoveva. Beh, ha giocato sia tra le linee che sì, esatto. È andato su, ha trovato anche un'occasione, due occasioni importanti, una nel secondo tempo giocando esterno destro alto e una nel primo tempo giocando esterno sinistro alto. Ecco, dicevo, ti aspetti il 3-5-2 del Modena? Beh, hanno sempre giocato così, non credo che possano cambiare, però vedremo poi domani. Hanno dei giocatori che dovrebbero... chi è squalificato essere sostituito anche per caratteristiche dai giocatori che hanno a disposizione. Qualcosa su Babacar? Beh, Babacar sta sfruttando quelle che sono le sue caratteristiche. Parlavamo prima di praticità e Babacar ne è l'esempio, quindi questi lanci per questo ragazzo che se ha campo può essere un giocatore importante. Lavori più anche per le ali, cioè farlo salire per uscire più avanti? No, ma non è quello. Io mi auguro che domani non ci sia neanche la possibilità di un lancio lungo per Babacar, è questa la differenza, no? Quindi se la squadra si muove e lavora insieme, probabilmente neanche un lancio lungo c'è per mettere in condizione Babacar di avere una palla alle spalle. Cosa che siamo stati bravi, tranne nell'azione del gol e in una situazione a 4 minuti dalla fine col Trapani, no? Perché Mancosu giocava bene o male allo stesso modo, magari più accentrato,
però la dinamica delle giocate era quella lì. Volevo chiedere l'ultima cosa su Orsic, perché non se ne ha parlato, questo ragazzo qua come lo valuti, se ha già nelle gambe per giocare oppure ha delle difficoltà magari in questo. Ma Orsic ha delle qualità veramente importanti, o perlomeno quello che fa intravedere. Per esempio mercoledì nella partita contro la Primavera si è mosso veramente bene. C'è sicuramente un problema di ambientamento o di assestamento, e quindi bisogna farlo crescere senza avere la fretta di metterlo in campo, anche se nessuno toglie quelle che sono le considerazioni nei suoi confronti. Okay. Grazie.